Allora, adesso vogliamo dimostrare, oggi facciamo il teorema del bene in caso generale, poi facciamo un corollario del teorema, e penso che non arriviamo a studiare, diciamo, la settimana prossima facciamo sicuramente, finiamo con i massimi e i minimi calcolati. Allora, sappiamo che F è di classe C' su A. Poi sappiamo che F grande di x con 0, virgola y 0 è uguale a 0. E poi ci vuole qualche ipotesi sulle derivate. Ma quali sono le derivate adesso? Chi è? Lo jacobiano di F, calcolato in x, no? Che si deve parlare di matrice jacobiana in quanto non ha un gradiente, ci sono m funzioni coordinate. Questo qua, se lo andate a descrivere per esteso, deve essere una matrice m per m più n. Chi è? Df1 in dx1, non ci metto gli argomenti se no non finirò più. Df1 in dxn, poi abbiamo df1 in dy1, df1 in dyn, perché io devo derivare la f prima rispetto a tutte le variabili x, la f1, e poi rispetto a tutte le variabili y. Poi abbiamo df2 in dx1, df2 in dyn, poi abbiamo f2 in dy1, df2 in dyn, e così via fino all'ultima, che sarà dfm in dx1, dfm in dx1, poi dfm in dy1, dfm in dyn. Ora notate che questa matrice ha due blocchi. Questa matrice qua, che chiamiamo sinteticamente df in dx, e questa matrice qua, che chiamiamo sinteticamente df
in dy. Allora, notate che questa matrice di sinistra quante righe ha? M. Quante colonne ha? N. La matrice di destra invece ha m righe ed m colonne, quindi la matrice m per f1, fm, y1, y1, quindi è una matrice quadrata. Quindi, essendo quadrata, c'è il determinante. Allora, cosa supponiamo noi? Che il determinante di f di f di y, calcolato nel punto x con 0 e x con 0, sia diverso. Queste sono le ipotesi del teorema del Dini nel caso bidimensionale, del caso generale. Chiaro? È tutto simile, solo che la notazione va adeguata in maniera opportuna. Qual è la tesi? Tesi. Esiste un intorno Ux con 0, diciamo una sfera di centro Ux con 0 raggio R0, V di Y, chiamiamolo R1, V di Y0, cioè una sfera di centro Y0 raggio R0, tale che per ogni x appartenente ad U esiste un unico y uguale a piccolo di x. Fate attenzione, quando scrivo y uguale a f piccolo di x, f piccolo va da U in V, questo sta in Rn e questo sta in Rn, quindi questa è una funzione che ha n componenti ed n volte, quindi una funzione vettoriale. Questa esiste un y tale che f grande di x f di x faccia 0. Inoltre f è di classe c1 e df piccolo in dx, con ciò intendo cioè la matrice jacobiana di f calcolata nel punto x, qua non abbiamo una derivata, abbiamo la matrice jacobiana, però la matrice jacobiana è m per n. Come deve essere fatta? Deve essere df è meno df in dy calcolato in x f di x a meno 1 moltiplicato per df in dx calcolato in x f di x. Quindi, come vedete, nel caso della bidimensionale c'era questo fratto questo. Nel caso generale bisogna fare, questa non è un numero, è una matrice, bisogna fare l'inversa, il meno ci sta lo stesso e bisogna moltiplicare a sinistra per la matrice inversa. Anche qua non si può sbagliare, si deve fare l'inversa di questa perché è l'unica matrice che è quadrata, quindi l'altra non è quadrata in generale, e poi c'è la determinante inversa da zero, infatti c'è l'inversa. Poi questa matrice è m per m, questa matrice è m per n, questa matrice è m per n, e poi vedete anche i prodotti loro. Non posso fare questo diviso questo, non c'ha nessun senso, non significa niente. Invece posso premoltiplicare per l'inverso. Quindi la vera generalizzazione di quella della forma che abbiamo scritto nel caso bidimensionale è questa. Quindi non c'è possibilità di errore nell'enunciato.
Quindi, che cosa dice, per esempio? Dice che prima di fare la dimostrazione andiamo a vedere un attimo se possiamo capire un po' meglio, non c'è. Supponiamo, per esempio, che abbiamo una funzione di tre variabili e questa ha valori in R. Allora, cosa ci dice? Ci dice che se la derivata rispetto a una delle tre variabili è diversa da 0, in un punto dove f di x con 0 è 0, 0, 0, fa 0, allora quella variabile rispetto a cui la derivata è diversa da 0 si può esprimere in funzione della prima. Quindi vi verrà f piccolo, vi verrà una funzione da R2 in R. Potrebbe essere una superficie sferica, potrebbe essere una, diciamo, quello con gli zeri sarà localmente una superficie, diciamo, però più che una superficie sarà più precisamente un grafico di funzioni di z in funzione di xy oppure di y in funzione di xz oppure di x in funzione di y. Quindi nel momento in cui diciamo qua c'ho r, allora effettivamente il tutto si, diciamo, molto simile a quello di a caso precedente. Tuttavia ci sono anche degli altri casi. Per esempio, potrei avere una funzione da R4 in R2 e allora mi dice che sotto certe ipotesi due variabili si possono esprimere in funzione della prima. Questo è, diciamo, questi casi. Poi casomai vediamo di fare qualche esempio, se almeno un esempio non proprio convenzionale, però ci vuole tempo. Ok. Allora, questa è l'enunciato generalizzato, cioè la generalizzazione dell'enunciato dipende dalla notazione che abbiamo usato prima e che adesso generalizziamo. E per forza così deve essere. Cioè la notazione è stata fatta in maniera tale da ridurre al minimo la probabilità di enunciato in maniera tale. Ok. Andiamo a fare la dimostrazione. Possiamo supporre x con 0, virgola x con 0 uguale a 0. Attenzione, questo qua è 0 di Rn, questo qua è lo 0 di Rn. Se lo leggi di Rn, questo è l'origine di Rn. Per quale motivo? Se non trasliamo, no? Quindi, senza ledere la generalità, noi supponiamo quindi che qua ci siano 0 e 0. 0 e 0. Ok? E qua ci sarà. Dobbiamo trovare un intorno d'origine. Posto x e y. Con 0, con 0. Oh, voi non correggete su
Per il resto la conseguenza dobbiamo trovare esattamente uguale. Basta fare una traslazione, quindi veramente questa è una cosa che semplifica molto la notazione, se no già il teorema è elaborato, se non si capisce più. Va bene, allora io che cosa posso dire? Io posso dire che f grande di xy è uguale a f grande di 0, 0 più f di x, guardate, 0, 0 x più def di x portato 0 y più sigma di xy, dove il limite per x che tende a 0 di sigma di xy fratto la norma di x in Rn più la norma di x in Rm, questo è uguale al vettore lungo Rm. Ok? Questo perché? Allora, vi ricordo che questo fa 0, eh? Allora, questo perché? Per la formula che ci dà lo sviluppo di una funzione, la formula di P. Allora, abbiamo il valore della funzione nel punto più lo jacobiano per l'incremento, però attenzione, qua abbiamo spezzato perché l'incremento partendo da 0 è xy, ma quando tu prendi xy e moltiplichi questa matrice per xy messa in verticale, questo si scontra con x e questa si scontra con x, quindi ti verrà questa matrice moltiplicata da x più questa matrice moltiplicata da x, quindi possiamo separare questi due pezzi. E poi quello che rimane deve essere di ordine superiore al primo. Ordine superiore al primo vuol dire per esempio questo. Teoricamente qua c'è una di questa parola, questa quadrata la dice di, ma è la stessa cosa. Se va a zero quello va a zero anche questo. È più facile scriverlo così. Va bene. Ok? Allora, ovviamente, io devo dimostrare tutte queste cose. L'unico fatto è che una volta che ho dimostrato che f piccola sarà continua, l'ultima formula la dovrò dimostrare dove? In 0, 0, come prima. No? Una volta che l'ho dimostrata in 0, 0, negli altri punti è uguale, perché vale esattamente lo stesso ragionamento che ho fatto nel caso bidimensionale. Allora, cominciamo. Supponiamo che f di xy faccia 0, imponiamo, no? Noi ci vogliamo, andiamo alla ricerca di questi y qua, quindi vogliamo imporre questo, non lo sappiamo se troviamo un y dove, dato x, se lo troviamo, però ci proviamo, quindi proviamo a imporre. Allora, se quello fa 0, io posso prendere tutto quello che sta a destra e dire che fa 0. Questo già fa 0. Questi sono tutti i zeri che stanno in Rm. Ok, posso quindi dire, questa qua so che è invertibile. Quindi cosa posso dire? Posso scrivere y uguale meno def in dx 0, 0 a meno 1 def in dx. Guardate, per comodità questa matrice la chiamiamo A e questa matrice la chiamiamo B. Io so che B è quadrata e che il determinante di B è diverso da 0. Quindi fatemi riscrivere il tutto. Io posso scrivere che questo è uguale a meno b a meno 1 a x
la chiamiamo più g di xy. Ok? E questa funzione qui, allora, andiamo a fare in generale, io prendo una matrice C, ok? Questa è una matrice M per N e la moltiplico, diciamo, invece di chiamarla M per N, chiamiamola M piccolo per N piccolo, così non si confonde con tutte le N. Questa è un'osservazione fatta a parte, l'avevamo già fatta, però la voglio rifare perché se no non me la ricordo. Poi prendiamo X appartenente a M per N, ok? Andiamo a fare Gx, C per X, questa è M per N, questa è N per 1. Si può fare, si può fare il prodotto. Tuttavia Cx lo posso scrivere così, come le righe di C, C1, Cm, moltiplicate X, questo è Cx. Ok? Quindi lo posso scrivere come qua ho C1 scalare X, Cn scalare X. In questo vettore qua. Quando andiamo a fare la norma di Cx, lo scrivo qua sopra, la norma di Cx è uguale alla radice quadrata della somma di C con I scalare X al quadrato. Ok? Ma questo posso anche minorarlo con, se uso Schwarz, posso scrivere radice quadrata di somma per i che va da 1 a n di c con i norma 4, c con i sono vettori, per norma x 4, che questo è minore o uguale di radice quadrata della somma di c con i norma 4 per i che va da 1 a n per la norma x, che posso mettere qui. Questo qua non è altro che la radice quadrata della somma per i che va da 1 a n della somma per j che va da 1 a n di cj modulo 4. Quindi cos'è la norma di una riga? È la somma delle sue componenti al quadrato, alla norma al quadrato, e quindi qua dentro non c'è altro che la somma di tutti i coefficienti della matrice in modulo 4, e questa qua si chiama norma C per norma X, è una possibile norma che si può mettere sulle matrici. Ok? Ce ne sono altre di norme che si possono mettere sulle matrici, ma questa è una. Si può dimostrare pure che è una. Però l'importante è che, al di là del fatto che questa sia una norma, l'importante è che la norma di Cx è minore o uguale a norma C e norma X. Questa è la osservazione. D'altro canto, è la naturale generalizzazione di quando tu hai y scalare della norma del prodotto scalare meno uguale alla norma y meno per norma x, cioè di Cauchy-Schwarz. Ok, va bene. Quindi questa osservazione, come l'ho fatta, così la cancello, perché vabbè, poi ce l'avete con le collezioni, quindi questo inciso serve solo a dire che cosa? Allora, se adesso devo fare g di xy in norma, questo
questo sta in Rn, quindi la norma è in Rn, questo è il minore uguale della norma di B a meno 1, questo sta nelle matrici M per M, per la norma di S x y, di sigma x y in Rm dove lui. Ok? Ok. Quindi, quando io vado a fare il limite, questo sta termine Rm, ma se vado a fare il limite per x che tende a 0 di g di xy fratto norma x più norma y, e viene lo stesso numero, viene 0 come prima, perché la norma di dire che questo tende a 0 vuol dire che in norma tende a 0, ma la norma di questo è minore uguale, la norma di questo è una costante, la norma di questo tende a 0 fratto questo, e per la costante continua a tendere. Quindi abbiamo questa proprietà. Similmente, se volete, la norma di b a meno 1 a x è in Rm, è minore o uguale della norma di b a meno 1 a in m per n per la norma di x in Rm. E anche questo è vero. C'è poco da fare. Adesso lasciamo scritta solo questa che mi interessa e ricaviamo un po' di spazio. Intorno della y,
se va a 0, il norma questo va a 0 come numero, quindi da un certo, diciamo, intorno del xigeno di UV di 0,0 deve essere minore del mezzo. Ok? Ok. Poi vediamo un po' cosa mi serve ancora. Più in generale voglio anche chi g di su x y1 meno g di x y2, sia minore o uguale di un mezzo norma y1 meno y2. Questo perché lo posso fare, però ogni x y appartenente a un cartesiano. Allora, questo io lo posso fare perché questo chi è? Andiamo così. G di x y1 meno g di x y2, allora questa qua per differenza è una funzione di classe c1. Quindi posso dire che questo è uguale a dg in dy valutato in x xi che moltiplica y1 meno y2. Ok? Sempre per il diciamo, in verità questa è una funzione vettoriale, quindi questo qua lo devo scrivere per ogni componente. E la i varia tra 1 ed m. Lo devo scrivere componente per componente, se no non è bene. Tuttavia, noi sappiamo che dg con i in dy valutate in 0, 0 fanno tutte 0. Sono tutti i gradienti di g con i valutati in 0, 0. Questo è, quando scrivo questo qua è il gradiente di, diciamo, sono le derivate di g con i rispetto a y. Ricordate che y non è un numero, ma è un vettore. Quindi questo è 0 di Rn. Allora che vuol dire? Che quando passo alla valore assoluta di questo, questi sono numeri invece, perché sono tutti in R, questo è minore uguale della norma di questo e la norma di questo. Quando vado a scrivere questa, la norma g di x y1 meno g di x y2 è minore uguale della radice quadrata della somma
in queste tegigonine in dei y norme x questo psi sarà sigonino sigonino norma quadrato per y non mi interessa, ma siccome questi numeri vanno tutti a zero, cioè io posso trovarmi intorno dell'origine, se la x è abbastanza piccola in norma e la y1 e y2 sono abbastanza piccole in norma, questi numeri saranno tali, abbastanza piccoli tali che nella somma della loro quadrati, la radice di eccetera eccetera sia minore. Siccome questa funzione tende a zero, da un certo punto in poi, cioè in un intorno u per u sarà minore di 1/2. Quindi mi interessa questa. Ok. Adesso andiamo a... Quindi capisco che è un po', non dico complicato, insomma uno deve stare un po' attento. Allora, noi siamo partiti da questo discorso avendo supposto che f grande di xy faccia 0, e l'avevo scritto qualche parte, ma poi l'ho detto. Allora, guardate che io ciò che f grande di xy vale in Rm se solo se vale questa equazione, cioè quando sono partito da là e poi non ho fatto altro che diciamo fare delle manipolazioni algebriche, quindi questa è equivalente a questa. Allora io cosa vorrei? Prendiamo questa funzione, prendete x come se fosse un parametro e prendete l'applicazione che AY associa, chiamiamola f store di y uguale meno b-1ax più g di x. La mia equazione si riscrive y uguale f storto di y. Quindi se io dimostro che f di f storto, f italico si chiama in realtà, f script, se io dimostro che f script è una, non è italico, è script, è una contrazione, allora io cosa devo trovare? Adesso posso differenziare, devo trovare, questi sono parametri. Allora devo trovare un intorno dell'origine nella x fisso di raggio non più R0, lo prenderò più piccolo R1, tale che per ogni y a valori diciamo questa funzione a parta e vada dallo stesso insieme e sia una contrazione, lo stesso spazio medio e sia una contrazione. Allora, cosa avevo dimostrato? Che per ogni x in quell'intorno esiste un solo y che soddisfa questo, cioè esiste un solo y che soddisfa questo. E quindi ho risolto la prima parte che era più difficile. Ci siamo fino a qui? Ok. Allora, notiamo che se io vado a fare, diciamo, se x con 0, se x appartiene a u, diciamo a b di 0 r0 e y appartiene a b di 0 r0, ricordatevi che questi zeri stanno in spazi diversi, Rn e Rn, allora f di y1 meno f di y2 fissato x, x è fissato, è lo stesso, questo sarebbe fx y, questo dipende da x, x come parametro,
chi è? Non è altro che, continuo qua, è g di x y1 meno g di x y2. Quindi, quando passo alle norme, è mi vedo uguale di un mezzo norma y1 meno y2, che è quello che ho appena dimostrato prima. Questo sta in Rn e questo sta in Rn. Quindi, vedete che è una contrazione, e sarebbe una contrazione. Ma c'è anche un altro problema. Una contrazione, una applicazione per essere una contrazione non deve essere soltanto costante di x minore di 1. Questa è di costante di x minore. Ma devi andare anche nello spazio in sé. Se vi ricordate il discorso, io faccio la foto alla lavagna, l'azzetto sulla lavagna, allora c'è un punto che si va a sovrapporre a se stesso. Se invece faccio la foto della lavagna e l'azzetto qua, non c'è nessun punto che si sovrapponga a se stesso. Quindi ci vuole. Allora, qual è il problema? E andiamo a vedere quanto fa fx di y in generale. Perché io sono partito da y che sta in una sfera di centro origine raggiare 0 e devo atterrare nella stessa sfera. Allora, questo qua è minore uguale di di norma di via meno 1a norma x più un mezzo norma x. Perché devo fare la norma di questo e meno uguale la norma di questo più la norma di questo. La norma di questo era meno uguale di quello che avevamo dimostrato prima. La norma di questo abbiamo visto che se ci metto g di xy qua non ci metto niente, viene un mezzo norma. Oppure, scusate, prendiamo quella di sopra, pure norma x più norma x. Oh, tanto non cambia nulla. Ora, io vorrei che questo è minore o uguale di r0 se ci metto r0 qua al posto di no, allora questo qua è minore uguale di R0 qua va bene perché comunque c'è un mezzo, R0 scende, vedete, R0 mezzi, ma se al posto di x ci metto R0 non va bene perché se questa costante è maggiore di 1 o è maggiore di un mezzo come faccio? Quindi però supponiamo che la norma x sia più piccola di R1, più piccola, allora questo qua è minore uguale di norma di via meno 1 più un mezzo R1 più un mezzo R0. O no? Ho sostituito che norma x è minore uguale di R1. Ma se adesso R1 è minore di un mezzo R0 fratto questo, quindi è minore di R0 fratto 2 norma via meno 1 a più 1, quando vado a mettere questo mi verrà il tutto mi verrà minore di R0, perché viene minore di mezzo R0 più norma di qua posso scrivere 2 di meno 1 a più 1 mezzo per R0 fratto 2 norma b meno 1 a più 1 di qua. Questo fa esattamente un mezzo R0, questo è un mezzo R0, un mezzo R0 più un mezzo R0 per R0. E pensavo
Quindi io che cosa ho dimostrato? Ricapitoliamo fino a qui. Io ho dimostrato che ho trovato un intorno che esistono R0 maggiore di 0, R1 maggiore di 0, tali che se prendo questo intorno qua nella X, se prendo questo intorno qua nella X, questa condizione rimane vera perché R1 lo prendo minore di R0, se andava bene già R0 lo lascio uguale, quindi se mi stringo la condizione è vera sull'insieme più grande, rimane vera ancora sull'insieme più piccolo. Fatto tutti i ragionamenti intermedio e quindi posso concludere che per ogni x appartenente a 1 esiste un unico y uguale f di x appartenente a v, tale che f grande x f di x è uguale, cioè tale che y uguale f grande f script x di y, che equivaleva a dire f grande di x, y uguale a 0, questo x lo chiamo f. Quindi tutto questo ambaradam è stato fatto per arrivare fino a qua. Una volta arrivati fino a qua, adesso il resto è abbastanza simile al caso del primo. Perché io posso scrivere solo per le funzioni di scalare, non è vero. Se vi ricordate abbiamo dimostrato solo per le funzioni a valore di, dovrei applicare componente per componente, però anche come ho fatto prima là mi serviva solo una disuguaglianza ed è facile. Se invece mi sono aiutato a complicare la vita, invece ho semplicemente descritto la forma di dalla quale io ho che y è uguale a meno via meno 1 a x meno via meno 1 sigma x f di x. Allora, se io voglio, se dimostro che questo è il limite per x che tende a 0 di Rn di sigma di x f di x fratto la norma x in Rn, se questo è uguale a 0 io sto a posto, perché se ci metto la b meno 1 davanti passa una costante, quindi questo è pure uguale a 0. E questo cosa mi dimostra? Mi dimostra che lo jacobiano di f piccolo nel punto nell'origine è uguale a meno via meno 1 a, che era esattamente la formula che andavo a trovare, è finito.
però devo prima dimostrare che la F è continua e poi devo dimostrare che questo, ok? Va bene, ma io che cosa so? So che innanzitutto questo qua quindi io f di x 1 meno f di x 2 questa è f di x questa è f di x è uguale a f di x in questo caso è f di x ho scritto y ma devo scrivere f di x andiamo ad applicare a due punti f di x1 meno f di x2 è uguale a meno b a meno 1a che moltiplica x1 meno x2 poi meno b a meno 1 quello che sarebbe poi g quello che avevamo chiamato g più g di x f di x1 meno g di x f di x2 uguale in norma è minore uguale della norma di questo più la norma di questo ma se vi ricordate questo è minore uguale di la norma di b a meno 1 per x1 meno x2 più un mezzo la norma di f di x1 meno f ok? Per quale motivo questo è g di x y1 meno g di x y2 che è meno uguale di un mezzo non, questa qua vale adesso l'un mezzo questo pezzo qua lo potete inglobare a sinistra perché viene 1 meno un mezzo fa un mezzo e vi rimane che f di x1 meno f di x2 è minore uguale di due volte per la norma di b a meno 1a e quindi come prima questa sta sempre in Rn questa sta sempre in Rn questa sta sempre in Rn Rn questa in n per n tu lo sappiamo comunque questo cosa vi dice? Vi dice che a parte questa costante questo va a zero quindi la funzione non solo è continua ma come prima è Lipschitz non solo quando andate a scrivere s di x f di x similmente precedentemente lo stesso s di x sigma di x f di x è minore uguale di allora, sigma di x f di x diciamo questo qua sigma di x y fratto la norma x più la norma y tendeva a zero ma questo sappiamo che diviso per questo se lo divido per questo n f di x in Rn questo sappiamo che tende a 0 ok? Perché quando x tende a 0 questo tende a 0 questo tende a 0 quando x tende a 0 questo rapporto sappiamo che tende a 0 ok? Ma questo rapporto qua e questo rapporto qua hanno lo stesso ordine di grandezza perché in 0 f piccolo di 0 fa 0 quindi
fx è più piccolo di una costante per norma x, è chiaro? Quindi norma x più norma fx è minore o uguale di norma di b a meno 1a più 1 norma x. Basta mettere x2 uguale a 0 qua. Scusate, non ci manca un minuto. Ok? E quindi sostituite diciamo se da questa disuguaglianza cosa si ricava? Si ricava che questo qua d'altro canto è compreso, è maggiore o uguale di norma x. Quindi quando io divido per questo, è minore uguale di 1 su questo e dice, c'è una costante, insomma passare da qua a qua, facciamo se no poi per una, allora io che cosa posso dire? Qual è il problema? Che questo denominatore a priori è più piccolo di questo, ok? Però 1 su 2 norma b a meno 1 a più 1 norma x è minore o uguale di 1 fratto norma x norma f di x. Questo è vero, giusto? No? Perché questo è più piccolo, più grande di questo, quindi passa alle 5. Quindi sigma di x f di x per questo è meno uguale a sigma di x f di x per questo, se ci metto le note. Adesso questo so che tende a 0, quando x tende a 0, questo tende a 0. E quindi questo per x che tende a vettore tende a 0. Siccome la costante la porto fuori, ce la rompo e questo qua tende a 0. Fine. Ok? Vabbè, quindi a parte diciamo piccoli dettagli che diciamo, ai quali uno deve stare attento. Però il problema della dimostrazione nel caso generale è che cambia il metodo, non possiamo fare più un discorso geometrico, ma dobbiamo usare, e qua diciamo, cioè, è la seconda volta che ci viene in soccorso, il teorema delle contrazioni. Usando il teorema delle contrazioni noi riusciamo a dimostrare il teorema nel caso generale. Facciamo una pausa.